Buongiorno Raffaella. E Buongiorno. intanto grazie perché quando ci sono i giorni delle decisioni è sempre difficile anche fare dichiarazioni, quindi come sempre Raffaella tra l'altro è sempre molto corretta in questo senso, ieri ci aveva detto ci sentiamo e oggi appunto è qui con noi. Raffaella, le ultime novità da Roma o comunque in merito all'Emilia Romagna rispetto al movimento, quali sono? Allora, in realtà grandi novità al momento non ce ne sono. Io purtroppo all'incontro di ieri non sono riuscita ad andare e quindi non riesco a raccontare i dettagli proprio perché non ero presente. Però mi hanno raccontato che Di Maio si prenderà qualche altro giorno per riflettere. C'è stato un dibattito, insomma, molto sereno, un clima molto sereno, sono state vagliate varie ipotesi, chiaramente poi adesso il nostro capo politico si riserva qualche giorno per poi darci la sentenza definitiva, ecco, diciamo così. Raffaele, lei non c'era, ma immagino che sappia bene, un po' ce l'aveva anche già preannunciato, come so e quali anche sono le posizioni dei suoi colleghi. Sappiamo che poi anche per area della regione ci sono posizioni anche un po' diverse le une dalle altre. Sì. Numericamente, se dovesse essere il criterio quello numerico, non è detto che lo sia, perché poi insomma si Sì. possono anche fare altre scelte. Numericamente Certo. la bilancia da che parte pende? Anche se ha tre bracci in questo momento. Perché non presentarsi, presentarsi da soli, presentarsi in coalizione con il PD. Spero di non dire cose sbagliate. Sì, esatto, le tre ipotesi, diciamo, che sono emerse in questo periodo sono quelle. Allora, numericamente, secondo le riunioni che abbiamo fatto sui territori, l'ipotesi di non presentazione non è stata presa in considerazione. Direi che tutti i territori hanno chiesto comunque di presentarsi. Relativamente all'ipotesi di alleanza o meno, insomma coalizione o meno col centro-sinistra, devo dire che ci sono state posizioni variegate. Io devo dire la verità, siccome alle riunioni non tutti poi hanno espresso la propria opinione, è difficile dare un risultato sicuro, abbiamo uno strumento che è Rousseau, quindi se si volesse basare la decisione solo sui numeri, lo strumento secondo me dovrebbe essere quello. Poi come dite voi ci sono anche altri ragionamenti da fare che credo in questo momento si stiano facendo, però ripeto, sottolineo, credo si stiano facendo, poi non sono nella testa del nostro capo politico che sicuramente ne ha molte di variabili da valutare. Raffaella, nel frattempo, così perché non ci si fa mai mancare niente, si è aperto una questione riccionese, diciamo così, Sì, perché sabato scorso c'è stata una conferenza stampa, erano presenti i due esponenti in consiglio comunale del movimento, finora vale a dire del Bianco e Carbonari, c'era Fabio Ubaldi e c'era anche Carlo Conti di Patto Civico, hanno annunciato la nascita di un gruppo in consiglio che non sarà più Movimento 5 Stelle, non sarà più Patto Civico, ma sarà Riccione Civica. Una notizia che è arrivata un po', insomma, per chi la vede dall'esterno, come una sorpresa, diciamo un fulmine a ciel sereno, ma all'interno del movimento si era capito che si stava andando in questa direzione, Riccione? No, devo dire la verità, non eravamo a conoscenza di questa decisione. Come ho dichiarato anche ieri in un'intervista al Carlino, sapevo che c'erano dei mal di pancia all'interno del gruppo di Riccione, però diciamo che purtroppo in questo periodo non è una novità, perché non dobbiamo nascondere, insomma, che il movimento sta passando un momento difficile della propria vita, quindi sui mal di pancia, diciamo così, dei mal di pancia ero a conoscenza, però non mi aspettavo una decisione del genere. Mi dispiace che non ci sia stato un confronto prima di arrivare a questa decisione, se ne poteva parlare non solo con me, per carità, io non, il movimento non ha segretari, non ha la stessa struttura di un partito, però a livello territoriale, con gli eletti del territorio, con i gruppi del territorio, si poteva cercare magari un confronto e a volte anche solo parlare dei propri dubbi, anche delle proprie delusioni, perché ci sta che in questo momento qualcuno sia deluso dal Movimento 5 Stelle e che gli venga voglia di cambiare idea, però prima di prendere questa decisione, un confronto secondo me con la provincia Sarebbe stato sì, utile, anche perché certo. poi Sarebbe stato utile, in esatto. conferenza stampa i due hanno detto che loro il confronto l'hanno fatto con il gruppo riccionese che li aveva sostenuti di attivisti, hanno detto che avevano avuto un sostegno praticamente all'unanimità per questo passo da compiere, che hanno specificato è solamente legato a Riccione. Ecco.
Sì, allora il discorso è questo, a maggior ragione secondo me si poteva fare un discorso allargato, perché nel momento in cui comunque non sono solo i due eletti ad avere così ad essere in crisi con il movimento o a essere delusi e quindi essere portati a cambiare idea, posto che per il Movimento 5 Stelle nel momento in cui non ti senti più parte del progetto del movimento ti dovresti dimettere, non cambiare casacca, però anche al netto di questo, se l'intero gruppo, diciamo così, aveva manifestato una certa scontentezza, secondo me fare un confronto anche con gli altri gruppi del territorio poteva essere utile, magari si poteva arrivare a un'altra soluzione, magari no, però a questo punto non lo sappiamo. È chiaro che effettivamente, insomma, ci sono anche dichiarazioni, c'è chi dice vista la situazione sarebbe stato utile che si dimettessero dal Consiglio Comunale, visto che lì ci sono andati per rappresentare il Movimento 5 Stelle. Sì. D'accordo lei, Raffaella, su questa? Oppure è vero che la politica è fatta tanto di misto, cioè, diciamola così, perché non stupisce nessuno che poi magari delusi da un'esperienza politica le persone rimangano comunque al loro posto perché si sentono di rappresentare chi li ha votati e magari lo fanno con un altro gruppo, succede a Riccione come succede in tutte le altre parti d'Italia, compreso il Parlamento, quindi non so lei che cosa pensa. Allora io chiaramente credo che nel momento in cui vieni eletto sotto un simbolo tu poi ti debba dimettere nel momento in cui cambi idea, insomma non ti senti più parte di quella casa e di quella famiglia. Il nostro regolamento lo dice chiaro, è chiaro che poi la legislazione italiana consente altro. Sul discorso del misto, quello diciamo è un contesto ormai politico e sociale in cui si ritrovano parecchie forze politiche, esatto, non ci sono più i confini. Esatto, non ci sono più i confini netti di una volta e anche noi abbiamo dovuto fare i conti insomma con la realtà a livello nazionale, creando prima un governo col centrodestra e poi trovando anche una quadra con il centrosinistra. Credo che sia uno dei motivi che ha mandato un po' in crisi gli appartenenti al movimento, dall'essere una forza diciamo così che correva in solitaria al dover trovare comunque una quadra con altre forze politiche. Credo che una delle sfide che dovremo affrontare più avanti sia capire che evoluzione dovrà avere la nostra forza politica e anche da che parte vogliamo stare, perché è vero che io continuo a pensarlo fermamente che le idee non sono né di destra né di sinistra, Roberto Casaleggio lo diceva, che le idee o sono buone o sono cattive, il nostro lavoro in Consiglio regionale lo ha dimostrato perché abbiamo votato sia proposte della Lega che proposte della Giunta quando le ritenevamo buone. Però viviamo in un mondo che ad oggi purtroppo ancora ti chiede da che parte vuoi stare, con questo dovremo fare i conti in qualche modo. Raffaella, le chiedo solo l'ultima cosa, è chiaro che sono giornate di valutazione, appunto come diceva lei, anche con tutta la difficoltà di capire quale sarà l'immediato futuro, perché qui poi c'è una campagna elettorale da affrontare. Raffaella sì. Sensoli, in questo momento della sua esperienza politica, come si predispone a questo? Perché comunque è vero che qualsiasi decisione sarà presa, immagino che la prima idea sia anche quella di chiedere una disponibilità agli ex consiglieri regionali uscenti proprio per continuare un cammino. Le chiedo, lei in questo momento, appunto, non avvenuta ancora la decisione finale, che cosa si sente se ce lo vuole comunicare chiaramente? Ma io in questo momento il sentimento prevalente che ho è quello di rischiare di disperdere il lavoro che abbiamo fatto in tanti anni di consiglio regionale, non solo in questo mandato ma anche nel mandato precedente dove avevamo solo due ex consiglieri, quindi comunque credo che le persone che hanno portato avanti le proposte, le idee e le battaglie del movimento debbano continuare a farlo. Sinceramente poi per una valutazione finale chiaramente aspetterò la decisione, naturale che in questo momento abbiamo tutti quanti credo dei sentimenti abbastanza contrastanti. Immaginiamo, allora che Raffaella, dire Raffaella, grazie. Noi ci risentiamo perché a questo punto ormai è un appuntamento fisso forse entro la fine della settimana, cos'è l'auspicio?
Ma io me lo auguro, perché insomma i tempi ormai stringono, però non ho certezza insomma della data in cui ci verrà comunicato. Non so che dirvi, inizieremo una rubrica settimanale a questo Facciamo punto così. All'interno della perché no, perché no? Cosa farà il Movimento 5 Stelle col punto interrogativo? Bene, Raffaella, che dire, intanto noi le auguriamo comunque buon lavoro, perché grazie. C'è ancora un'attività amministrativa, al di là che siamo in sì. piena campagna elettorale, da portare avanti, e quindi insomma questo è in questo momento l'impegno primario. In questi due giorni, scusate, dico solo questa cosa, oltretutto abbiamo tre giorni di sedute d'aula molto importanti, perché avremo la discussione sulla relazione finale della commissione d'inchiesta sugli affidi, quindi sono giornate molto importanti, credo che la precedenza su tutto lo debba avere questo tema.